E il nuovo sindaco di Pescara è Luigi Alboremascia, che ha stravinto le elezioni contro il suo avversario Marco Alessandrini del centro-sinistra. Andiamo a sentire l'umore della gente, dei pescaresi, sull'elezione del nuovo sindaco pescarese Luigi Alboremascia. Luigi Alboremascia è diventato il nuovo sindaco di Pescara. Qual è il suo parere? Io avrei preferito che fosse sindaco Alessandrini per continuità per quanto fatto nella scorsa amministrazione, perché mi è sembrato che la nostra città sia una bella città, sia diventata una bella città, e avrei preferito una continuità. Ecco, è soddisfatto del nuovo sindaco Luigi Alboremascia? È quello che ho votato. Ecco, cosa si aspetta dal nuovo sindaco? Ma almeno quello che ha promesso. Più pulizia, insomma, per le strade, perché francamente io abito nella circoscrizione 5 di Castellammare e quindi lì veramente c'è un po', le strade sono un po' sporche. Ecco, a parte la pulizia, poi altre cose, insomma. Molto soddisfatto. Mi piace come persona. Sì, però non lo conosco, comunque mi sembra una persona per bene. È un giovane, sicuramente un segnale di rinnovamento positivo. Speriamo che porti novità alla città di Pescara, in particolare per una gestione più collegiale di cui si sente molto il bisogno, insomma. Ecco, lei che messaggio manda al nuovo primo cittadino di Pescara? Buon lavoro, con una grossa attenzione al centro di Pescara, in particolare al problema del traffico, che può essere migliorato innanzitutto con l'educazione. Poi con qualche provvedimento, la riapertura della rampa, assolutamente indispensabile, e poi stare attenti a destinare Piazza Salotto a quelle che sono le sue caratteristiche. Piazza Salotto non può accogliere ogni tipo di manifestazione, deve diventare quello che era Piazza Salotto, il salotto buono dove si può arrivare anche tramite parcheggi, anche dall'esterno. Di lavorare per tutti i cittadini di Pescara, perché noi siamo tutti per il bene della nostra città. Di provvedere a fare i lavori che sono rimasti insoluti. Speriamo che sia un buon sindaco questo, più di questo che posso fare.